ci troviamo di fronte all'evidente di fiducia. Era stata un'ipotesi che non era possibile considerare da parte del governo clandestino e del governo provvisorio di Firenze. E quindi ci troviamo di fronte a un compito immediato e terribile che si poneva di fronte alle nostre responsabilità. Era un uomo dritto come una spada da samurai, non saprei spiegarmi meglio, è un po' stupido quando si dice così, però per me è vera questa immagine, no? Lucente, tagliente, preciso, impeccabile. Per dirla, di un uomo così fatto, che ci incontriamo a Monselice, arriva nel centro del treno alla bella borsa di pelle dalla quale spunta fuori con le bottiglie. Dico, Dato, cosa fai? Che ubriachi? E no, dice, e allora mi mostra che lui dentro la bandiera aveva il piattino, gli aveva messo il piattino, gli aveva messo il panino, gli aveva messo il bicchiere, gli aveva messo la bottiglia. Ma questo non è per piccheria, è per sobrietà. Era una personalità complessa, difficile da definire con un aggettivo. Detto in senso buono, era uno snob, praticamente mi innamorai subito di lei, cioè rimane affascinato perché era una persona veramente estremamente affascinante, uomo gran signore, elegante, elegante in senso non di sartoria, anche se aveva i suoi pezzi, portava la camicia abbottonata senza cravatta, però tutto uguale, azzurro. Io poi avendo iniziato amico, sono andato a casa ciò, ho conosciuto la famiglia, c'era un mondo di affetti generale che non riguardava solo lo mio, ma riguardava il rapporto col mondo, il rapporto con gli altri, e era molto, molto speciale. Io sono stato molto meravigliato perché volevo pensare di te, molto importante in quel momento, io ero proprio un rock, proprio provare con un modo senza soggezione, eliminando la soggezione che io invece per esempio avevo con la finanza. Probabilmente l'esperienza dell'esistenza ha avuto un peso notevole nella sua concezione del mondo e nel suo modo anche di rapportarsi agli altri. Durante quel periodo lui ha sancito la sua partecipazione alle vicende del paese, entrando nelle file dei partigiani col nome di battaglia di Edoardo Cavalcanti. Lui non ci ha mai parlato della resistenza e noi abbiamo apprezzato questo suo riservo. Essere l'opposto, diciamo, del resistente che diventa un troppo onesto, non ne ha mai parlato. Sonda, senatore Alberto Cecchi, che c'era un gruppo di partigiani attivo in Oltrarno nel periodo clandestino e che lui comandava questo gruppo. Sono storie che soprattutto vengono da terzi. Gran parte degli amici più stretti, erano esponenti del Partito d'Azione Fiorentino anche di grandissimo rilievo. Enzo Enrico Sagnoletti, Carlo Ludovico Ragghianti, Pippo Codignola, Tristano Codignola, ma Pippo era chiamato da tutti così, Carlo Francovic, Sandrino Contini Bonacossi, Paolo Tarighe, insomma tutto il giro del Partito d'Azione Fiorentino con alcuni rapporti di amicizia più stretti. Stiamo parlando di persone, al di là delle loro opinioni, eccetera, di una caratura, di un rilievo, ciascuno nel suo campo veramente notevole. C'era una visione del mondo condivisa, c'era un'idea del futuro molto alta. L'amicizia tra mio padre e Ragghianti era molto molto forte, molto stretta. Ragghianti era un personaggio tra i pochi, credo, che mio padre considerasse a un livello particolarmente alto. In più, rispetto agli altri, con Ragghianti mio padre aveva dei punti di contatto relativi alla loro attività. Ragghianti era storico dell'arte, mio padre era architetto, ma una serie di cose furono fatte insieme, grandi mostre, Rai, Ragghianti organizzate, mio padre collaborò con
lui. Proprio durante la mostra di Frank Drive, Edoardo Detti conobbe Carlo Scarpa. E da lì iniziò una profonda amicizia che coinvolse anche le rispettive famiglie, si frequentavano e insieme fecero diversi progetti, circa una decina, 12 per la precisione, e soltanto la metà di questi però fu effettivamente realizzata. Ritengo però che le due personalità, i due modi di lavorare fossero abbastanza diversi, proprio sul piano del modo di operare. L'architettura toscana si rifà molto alla luce toscana, si rifà molto all'ambiente, che diverge da quella invece più sfumata delle ombre veneziane che sono fatte talvolta anche di nebbie, di vetro in un velo. La dialettica tra i due, secondo me, ha funzionato bene proprio perché i due approcci erano diversi, ma però tendevano alla costruzione dell'architettura nel suo senso più completo della parola. Per quello che io capivo, sia dalla dichiarazione di Scarpa e sia anche guardando più vicino il lavoro di Detti, la loro collaborazione è stata un'autentica collaborazione. Proprio morte qui di Scarpa, un uomo per me con un'emozione straordinaria, a parte che nello studio questa prima Scarpa era un momento veramente straordinario, si doveva organizzare lo studio in funzione di quest'uomo che parlava di tavolo, i fogli gialli, di dimensione totte che erano il suo tema, perché lì prima di te Venerelli, poi quest'uomo arrivava lì, in un santo silenzio dove tutti i giorni si fermava ogni tipo di lavorazione e lui dava da fare questi fogli, tanto le idee. L'apporto di Scarpa nel lavoro del Banco avveniva per lo più in sessioni a due, cedevano da cucina per mangiare, per come stanno, prese il caffè, rimanevano in salotto dove tiravano fuori appunto i materiali di disegno che erano tutti gli stessi che venivano da Scarpa e continuavano la nottata vedendo, chiacchierando e buttando su idee. Considerare l'architettura identica implica uno spostamento di attenzione rispetto alle consuetudini. Dal punto di vista del linguaggio, no? Le sue architetture sono molto interessanti, soprattutto quando lavorano sull'affermazione di presenze volumetriche, ma simultaneamente con la loro sottile negazione. L'esempio clamoroso, la massiccia presenza del condominio di Marina di Catara, si presenta proprio come un volume anche, diciamo, terribile nelle solfattezze di cubo, no? Di parallelepipedo, anche molto, molto affermativo rispetto ad un paesaggio. Eppure se lo troviamo viene smangiato, viene eroso, no? Da una serie di passaggi, di scelte, di scavi. Poi a mano in particolare, però fino a un certo punto, cioè non in modo comunque da indebolire la sonorità del volume che, dicevo, deve cantare per conto suo. Un modo lirico ma molto giusto, cioè quando il volume è definito in modo preciso, rigoroso, vabbè, è chiaro, l'intelligenza dell'architettura come canta. Dire volume forse non è sufficiente perché si tratta di volumi che in realtà sono un involucro, una pelle nella quale fa sentire lo spessore che è molto limitato e per far sentire questo gioca, e qui c'è anche la collaborazione con Scarpa, sulla profondità delle aperture. Il frutto più maturo della collaborazione tra Detti e Scarpa è sicuramente la Nuova Italia, che fu commissionata a Detti da Stanco Dignora, che è anche uno degli amici storici della Resistenza.
In quest'opera non si raggiunge una sintesi tra due modi diversi di concepire l'architettura, fondata sul volume per Leonardo Denti e sul piano per Carlo Scarpa. La Nuova Italia infatti si presenta come un volume solido con delle incisioni, dei tagli, e proprio nel dettaglio della finestra si capisce però che questo volume è costituito da una pelle, da un rivestimento esterno. Cioè questo taglio leggermente armato è un po' più stretto, l'infisso è arretrato di 50-60 cm più largo e il solaio fu mascherato da un pezzo di pietra che fosse rena tanto a mano, parte dall'infisso e arriva a zero. Esiste nel lavoro di Denti una vicenda emblematica, ed è la vicenda della chiesa di Firenzuola che lui vive insieme a Carlo Scarpa. Le prime soluzioni rivelano una lettura di questo innesto tra il portico esistente e la chiesa che determina di fatto una non facciata. Noi dobbiamo ricordare che Scarpa e Denti vivono nella impossibilità di fare la facciata, un'impossibilità dettata dalla modernità novecentesca, e vivono questa situazione cercando di affrontare il tema di questo vuoto, concependo uno spazio vuoto animato solo dalla presenza di un campanile centrale. Poi successivamente addirittura questa facciata scompare per lasciare che questo vuoto sia popolato da chi in qualche modo è destinato a sostare davanti alla chiesa. Ma ciò che interessa è ciò che avviene successivamente. Nell'ultima soluzione, infatti, che precede la realizzazione, il rapporto si svolge per piani, o potremmo dire anche per volumi, disposti in sequenza, a partire dal distacco dagli edifici contermini fino al campanile, alla facciata e poi a all'ultimo elemento dei contrafforti laterali che appare in facciata. L'attività di Denti è stata intensa e complessa, proprio perché in lui convivevano architettura e urbanistica che portava avanti un bel passo. Lui era uno con notevoli doti di architetto, ma ha fatto molto meno l'architetto di quanto avrebbe potuto, perché andava dietro a questo demone dell'urbanistica, intesa come strumento per pianificare il territorio, costruire asili nido, spazi verdi, infrastrutture. Cioè un qualcosa che servisse alla vita della gente, e quest'idea di fare qualcosa che doveva servire era fortissima per lui. Denti mi ha lasciato un po' questa impressione, insomma, che la pianificazione è un grosso impegno, la pianificazione territoriale, urbanistica, tengono essere fatte, fanno parte dell'impegno politico delle persone di cultura. Certamente ci metteva sempre molto questo aspetto culturale nell'inquadramento dei problemi, ma di fatto è una disciplina, un'attività che sconfina con la politica. Il suo impegno civile, iniziato nell'epoca della Resistenza, prosegue negli anni 50 come consigliere nel comune di Firenze e all'inizio degli anni 60 da assessore all'urbanistica nella seconda giunta alla Pira. Di La Pira il babbo diceva che era male, il che nel linguaggio del babbo voleva dire era un apprezzamento. Il manto era legato al fatto che questo personaggio mistico che vedeva il sviluppo del ruolo di Firenze nel mondo come il perno intorno al quale si sarebbe creata la pace e quindi la fine della guerra. E per quanto fossero estremamente